Le interviste iniziano con il mea culpa ad opera del tecnico Gianluca Righetti. Abbiamo fatto un primo tempo dove non ci abbiamo capito niente, avevamo programmato determinate cose e non le abbiamo fatte. Sempre in ritardo sulle uscite, timorosi, sarà anche magari il gol a freddo, ha contribuito a rendere più insicura la squadra, però sembravamo una barca quando c'è il mare con onde molto alte, noi loro primo tempo vincevamo meritatamente. Non lo so, l'atteggiamento non è stato dei migliori, sembravamo tutti che erano tutto tranne che una squadra, la colpa è la mia perché la squadra l'ho fatta io, quindi le colpe sono tutte le mie, me le prendo tutte. Poi nel secondo tempo secondo me abbiamo migliorato molto l'atteggiamento, abbiamo fatto delle buone cose, potevamo pareggiare prima, abbiamo sbagliato diverse volte l'ultimo passaggio. Dopo i cambi, hai tre momenti per fare i cambi, devi valutare qualcuno come sta. Alimi non lo potevo far giocare perché veniva da un problema muscolare, l'ho dovuto rischiare dopo, quindi faccio entrare Alimi, se Alimi poi ricade nel problema muscolare mi tocca ricambiarlo. Ci sono tante cose che la gente non sa, magari da fuori giustamente critica, però eravamo un po' in emergenza in qualche ruolo, per cui queste sono state le mie scelte. Non si sono rivelate giuste nel primo tempo, ma non per colpa di quelli che hanno giocato, ma proprio per la squadra che ha fatto, è stato il peggiore tempo di queste 5 partite. Mi ha fatto malissimo. Squadra a carattere, a cuore, non gli si può dire niente, però tu puoi fare una partita, non puoi avere due facce così della medaglia. C'è stata troppa differenza fra il primo e il secondo tempo, e anche se nel secondo tempo non abbiamo fatto benissimo secondo me, però quantomeno c'era una voglia, un'intensità di portare a casa il risultato. E questo è un modo di fare e di pensare che in questa categoria lo devi avere per forza, specialmente noi che siamo una neopromossa. Calcoliamo che tra l'altro il primo tempo abbiamo giocato con 9 undicesimi che non scopo faceva la Serie D. Quindi noi siamo questi, lotteremo contro tutti e tutti, ma noi vogliamo salvarci e ci salveremo. Per la composizione di questa squadra noi dovremmo andare sempre ai 1000 all'ora se vogliamo fare bene in questo campionato. Come cagliamo, intensità, aggressività, abbiamo molte più possibilità di perdere che vincere. Però molte volte è più facile giocare per noi contro le squadre forti che con le squadre come noi. E queste ultime 2 partite l'hanno dimostrato. Ora ascoltiamo come l'hanno vista i due tecnici sul dubbio calcio di rigore non fischiato. Secondo noi era rigore, però l'arbitro non l'ha dato, quindi non è rigore. Cioè non è tanto, sono cose che succedono. C'era un secondo lei? Secondo me no. Secondo me no. Poi può darsi che se dovessi rivederlo domani mattina a video la partita, allora lo guardo. Mi lasci il numero, poi la chiamo. Per i Rimini, gioia e dolore nei minuti finali. Venturini dalla sua spiegazione. In Serie C sono così le partite, ma come penso di tutte le partite, anche in Serie A, ovunque. Quindi fino alla fine devi rimanere concentrato, devi tenere il cervello attaccato, perché possono colpirti al primo minuto, ma anche al 95esimo.